Ciao da Antonio di Calzature Nucca, ti do il benvenuto nel nostro negozio, nel nostro video e oggi ti farò vedere qualcosa per sognare, per tornare a sognare di essere femminile, elegante, raffinata, slanciata, perché oggi ci dedichiamo alle scarpe con il tacco alto, non altissimo perché abbiamo sempre nella mente di voler far camminare bene le persone, però un tacco abbastanza importante, vedrai, che è quello che ti fa sentire principessa quando magari lo indossi quella volta per una serata e vedrai che quelle serate finalmente potranno tornare. Partiamo subito con il tacco 10, tacchi più alti che ti facciamo vedere e in particolare con un décolleté. Ecco, questo è un carryover, come si dice, nel senso un prodotto che vale per tutte le stagioni. È un décolleté in vernice cipria di Sergio Levantesi, eccolo qua. Calza molto bene pur avendo un tacco, ecco, di 10 cm. È disponibile anche nell'altezza 80, evidentemente nel 10 è ancora più sensuale e raffinato, nell'80 è sicuramente più portabile e comodo. Sta a te fare la tua scelta in base al tuo piede e in base a come sei abituata. Di bello però ora c'è un'altra bomba che sta per deflagrare nello schermo e guarda se non sto esagerando, ed è sempre uno Chanel, in questo caso guarda, fucsia, con il tacco in acciaio e colorato in fucsia. È una bomba, veramente straordinario, sia il colore, insomma il tacco e tutto, ed è super super femminile e super sexy anche, direi. Continuiamo con Sergio Levantesi e ora invece andiamo a vedere un tacco 80. Il tacco 80, ti dirò con sincerità, è il tacco che preferisco perché è femminile e nello stesso tempo è molto portabile. È vero, è meno slanciato, un po' meno slanciato di quello di prima, però guarda, quando diventa anche la tomaia per esempio argento, diventa estremamente chic da mettere anche quei jeans. Oltre che questo Chanel, l'ultimo pezzo che ti faccio vedere di Sergio Levantesi è quello che ti può condurre alla piena estate, che è esattamente il sandalo. Guarda, nuovo nuovo, mai toccato prima, e quindi lo scartiamo assieme. Guarda che sandalino. Ecco, questo è un altro sandalo che fa parte continuativamente della nostra collezione, color platino, talloncino, tacco 80, grande grande raffinatezza. Questo può essere bello anche d'inverno se capita un'occasione elegante. Piaciute le scarpe di Levantesi? Adesso invece passiamo alle scarpe di Mida. Mida è un'azienda che produce scarpe eleganti, ma nel contempo molto molto portabili. E qui ti faccio vedere, non so se l'avevi già visto in precedenza, comunque il décolleté in pitone stampato. Quindi abbiamo questo particolare di questo colore tra rosa antico, il ghiaccio e poi questo effetto metallizzato color canna di fucile, molto neutro e grintoso. Oltre a questo c'è anche lo Chanel, che è disponibile in color nude oppure nero con questi riporti in pitone roccia. Ecco, questo sostituisce tranquillamente uno Chanel tutto nero e gli lascia questi riporti che gli danno più grinta. Anche qui il tacco è di 9 cm e quindi, ma parliamo di una pianta bella accogliente e anche di una pelle in nappa, quindi molto morbida, quindi anche se capita di dover portare il tacco è importante rimanere con i piedi sani. Ecco, se ti capita una serata al ristorante, un evento, una cerimonia, è molto importante che tu non debba toglierti le scarpe a un certo punto perché non riesci più a sopportarle. Ecco perché anche ora ti facciamo vedere sempre delle scarpe eleganti, però concepite sempre con materiali morbidi e tacchi portabili. Ecco, in questo caso questo è un tacco di 8 cm fatto leggermente a rocchettino, un po' allargato in fondo. Questo è in camoscio color così sella ed è anche abbastanza sportivo, cioè un elegante sportivo questo qui. Come dello stesso gusto questo Chanel di Guglielmo Rotta, che ti faccio vedere adesso, anche questo vedi immacolato, nuovo, pronto ad uscire in vetrina, eccolo qui. Questo invece è un color cuoio molto tenue, nello stesso, il tacco è di 8 cm e anche questo, guarda, di una morbidezza eccezionale. E ora chiudiamo con due sandali da principessa, quelli che sognavi di indossare quando eri una bambina, e adesso vedrai che non sto esagerando.
Questi sono di Roberto Festa, questi sono in argento, in particolare in vitello argento. Eccolo qui. Qui abbiamo un tacco di 10 cm con un plateau di 1 e proprio il sandalino col plateau basso in argento, molto elegante. E preparati per l'ultimo, che è lo stesso sandalo, ma in una versione ancora più fiabesca perché è in glitter rosa. Adesso guarda e dimmi se non hai mai sognato di poterlo indossare prima. Ecco, ti assicuro che hanno una calzata molto buona, addirittura all'interno sono anche imbottiti per consentire proprio di far sì che il metatarso non soffra, il piede non soffra. Eccolo qua. Ora, non so se avrei modo di utilizzare le scarpe con il tacco per quest'anno perché le cerimonie non ci sono, ma so che potrebbero comunque avere fatto una breccia nel tuo cuore perché sono comunque scarpe molto belle, femminili e intramontabili. Quindi, se sei rimasta particolarmente colpita, non ti resta che andare sul nostro sito calzaturenucca.it e andare a vedere l'offerta che ti abbiamo riservato per queste scarpe. D'Antonio è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!